La Giunta del decimo municipio ha approvato il piano di manutenzione straordinaria per le strade del territorio. Dopo l'installazione dei cartelli che limitano la velocità a 30 km/h, arriva finalmente una bella notizia per i residenti di Ostia, Bagnoletto, Stagni di Ostia Antica, Dragone e Acilia, ma non per i cittadini dell'Infernetto. Il quartiere infatti è stato escluso dalla lista e nessuna arteria si rifarà il look, nonostante molte vie siano ridotte in pessimo stato. Il nostro percorso per le strade dell'Infernetto è iniziato in via Boezzi, dove la situazione è davvero drammatica. Ovviamente, come anche in molte altre strade del decimo municipio, in via Boezzi non poteva mancare il cartello che indica il limite a 30 km/h. Che poi questa strada qui non si capisce se è comunale o è privata, cioè questa dovrebbe essere privata, la parte di là dopo via Giordano è pubblica. Ovviamente è una cosa che non ha coerenza, soprattutto come cosa, per quale motivo dovrebbero toglierlo dalle possibili interventi, insomma. Viene in mente qualche strada ridotta proprio in pessimo stato? Tutte, in realtà non c'è una precisa, anche perché poi i residenti, non so precisamente, ma alcuni hanno fatto come se fosse gruppo e hanno cercato di rimettere un attimo in condizioni consone, però in realtà sono interventi che lasciano il tempo che trovano, perché ovviamente rimane poi quello che è. Alla prima pioggia si dilava tutto e se ne va via, insomma. Dobbiamo fare un appello di ricordarsi di noi, perché poi in molti casi ci è capitato pure di farcele da soli, per evitare situazioni scabrose, perché alla fine ti organizzi con i vicini e fai, però insomma. Piena di avvallamenti, radici e profondissime voragini anche il viale di Castel Porziano, che oltretutto è la strada principale che attraversa tutto il quartiere. Non si può andare in macchina. Per esempio, quando faccio Viale del Castel Porziano, l'ultimo tratto non lo posso fare perché la macchina mi batte sotto. Possibile che i soldi non vengano spesi per l'Infernetto? Neanche una strada rientra nella lista. È assurdo. Ci vorranno 4 milioni di euro per rifare 11 strade del decimo municipio. Via Domenico Serra di Falco, via Calvatoni, via Barzanò a Bagnoletto, via Francesco Donati a Dragona, via Costino Chigi a Stanni di Ostia Antica, via Paolo Orlando, via Cardinal Ginnasi, via Capitan Caselle, alcuni tratti di via Mar dei Caraibi ad Ostia, via di Acilia e via di Prato Cornelio ad Acilia. E intanto, in vista delle piogge autunnali, le strade dell'Infernetto rischiano il dissesto totale, escluse dagli interventi anche Casal Palocco e AXA.